Nell'Agro Pontino, provincia di Latina, c'è un museo con 50.000 pezzi, ma sono pezzi diversi, diversissimi tra loro. Ci sono dei pezzi militari e anche dei reperti di civiltà contadina. Si chiama Piana delle Orme, appunto in provincia di Latina, e racconta le grandi opere di bonifica delle paludi Ah, pontine. un'epopea Sì, ma praticamente. anche alcuni momenti della Seconda Guerra Mondiale. E ci sono veicoli e mezzi militari usati a ridosso della industrializzazione, ma ci sono per esempio anche dei giocattoli dei bimbi di allora. Quindi è un museo molto, come dire, a 360 gradi, molto eterogeneo. Beh, insomma, che ti dà uno spaccato Sì. di quel luogo, ma anche un'altra cosa molto interessante è Soratte, Monte Soratte, no? Con i misteri delle fortificazioni scavate nella montagna. Queste fortificazioni poi furono fatte anche nell'epoca di Mussolini, perché nel 1937, perché voleva crearsi, diciamo, un rifugio sicuro. E si ricorda che Kesselring, il feldmaresciallo, avrebbe là depositato, nascosto l'oro e il denaro sottratto alla Banca d'Italia. Oh, ci potrebbe ancora essere? E allora Latina è da una parte verso sud, e invece qui il Sorate è un po' verso nord, ma il centro è sempre la zona di Roma.